molta gioia accogliamo Don Pasquale nella nostra piccola comunità. Questi sono momenti importanti, soprattutto in questo periodo storico dove c'è molto individualismo e egoismo. È un momento di confronto tra la comunità religiosa e la comunità sociale. Lui ha mostrato sempre molta vicinanza alla comunità di Villa Maina e noi con molta gioia lo accogliamo. Sono previsti una serie di incontri non solo con la comunità religiosa, il consiglio pastorale, il gruppo catechistico, ma anche con le attività, con le imprese e con il consiglio comunale. Quindi ci auguriamo che questo momento di confronto sia anche un momento di rinascita, di speranza per piccoli paesi come i nostri che hanno tanto bisogno di vicinanza da parte della comunità religiosa. A volte nelle piccole comunità la vita religiosa e sociale si interscambia e quindi è un momento di confronto importante. Dove c'è il vescovo c'è la chiesa, dove non c'è il vescovo non c'è la chiesa. Allora, il ministero e la missione del vescovo all'interno della comunità cristiana. Vogliamo dunque approfittare di questa coincidenza per ricostruire la figura del vescovo e della sua importanza all'interno della diocesi, soprattutto attraverso la lettura di alcuni passi della Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Allora, il vescovo, chi è? Allora, Gesù ha scelto gli apostoli e poi ha voluto rimanere con loro. Gli apostoli sono passati, poi è arrivato il momento dei vescovi. I vescovi sono insieme con il Santo Padre. Perciò si dice sempre con il Papa. Allora, quando c'è l'ordinazione di un vescovo, prendono tre vescovi. I vescovi con quelli che presiede, poi altri due vescovi. Nessuno può essere vescovo senza il permesso del Papa. Quando il nostro vescovo è stato nominato, il Papa ha scritto a lui: figlio carissimo, dopo il trasferimento di Monsignor Alfano, io ho scelto a te, non ha dato a lei, a te. Uomo coraggioso. Allora, per... allora, per noi la gioia, lei è Pietro. Questi bambini, queste, alcune pure persone qua, mai hanno visto la visita pastorale. Possibile. Allora, grazie eccellenza della sua visita in mezzo a noi. Grazie. Allora, ora entriamo. Allora, il vescovo. Amen. Ubi episcopo ibi ecclesia. Dove c'è il vescovo c'è la chiesa.
dove non c'è il vescovo non c'è la chiesa. Per questa piccola comunità di 1000 anime, la gioia grande. La gioia grande perché della visita del nostro padre arcivescovo. I giovani, questa generazione, per la prima volta vedono la visita pastorale del vescovo. Ringraziamo il vescovo per la sua presenza immesso a noi. Il vescovo dovrà visitare le persone anziane, avrà qualche incontro con i giovani, con il mondo di lavoro. Allora, benvenuti messo a noi, padre arcivescovo. Grazie, grazie, grazie. Eccellenza Don Pasquale, Don Federico, noi le diamo il benvenuto nella nostra piccola comunità. Con molta gioia iniziamo questa visita pastorale, che è un momento di confronto non solo con la comunità religiosa, ma sono molto felice perché nel programma sono previste una serie di incontri con le associazioni, con la parte pubblica, quindi con l'amministrazione comunale, ma anche un incontro con i più deboli, quindi i malati, e sono momenti importanti. Le comunità hanno necessità di questi momenti di confronto. Purtroppo si vive spesso nella difficoltà, nell'egoismo e nell'individualismo, e nelle realtà piccole come le nostre a volte queste situazioni si vivono con ancora più difficoltà. Quindi questo momento può essere un momento di rinascita, un momento di speranza e soprattutto un rafforzamento nella comunità, nella nostra piccola comunità, sia del senso di solidarietà, del senso di partecipazione alla vita sia sociale che pubblica. Io lo dico sempre, chi vive nei paesi piccoli come i nostri vive ancora con più asprezza le difficoltà dei nostri tempi. Quindi ognuno di noi ha il dovere di dare il proprio contributo.
lo può dare attraverso l'impegno nella comunità religiosa, attraverso la vita associativa o anche attraverso un impegno come può essere l'interessamento alla vita pubblica di un paese. Spesso nelle comunità come le nostre gli impegni si confondono, la vita religiosa con quella pubblica, sociale. Vedrete in questi giorni che le persone impegnate nei vari ambiti sono più o meno gli stessi, si spostano come pedine. Questo non è un segno importante che esiste un nucleo da cui poi si deve creare l'energia necessaria per rafforzare l'impegno da parte di tutti i cittadini. Per noi, ripeto, è un momento molto importante. Come vedete, i nostri bimbi sono vestiti a festa, vi stavano aspettando. Grazie all'impegno di chi vive e anima la comunità religiosa, ci hanno indotto in maniera positiva a un'accoglienza festosa. Quindi lo facciamo con piacere e ci auguriamo che sia un momento questo di riflessione per tutti i nostri cittadini. Grazie, grazie mille Don Pasquale. Carissimo nostro Vescovo, ti diamo il benvenuto nella nostra parrocchia e nel nostro paese che tu visiterai in queste giornate speciali della tua visita pastorale. Ci siamo preparati all'evento non solo e non tanto per fare bella figura con te, quanto per darti la possibilità di visitare, quasi come un medico, i nostri luoghi, le nostre case, il nostro affaccendarci quotidiano, il nostro modo di essere comunità. Da buon medico, dunque, scoprirai le nostre fragilità, le nostre patologie, insomma, il nostro stato di salute. Ci aspettiamo una terapia. Sappiamo come Dio provvede ai cigni del campo e agli uccelli del cielo. Sappiamo della promessa di stare in mezzo a noi quando anche due o tre di noi staranno insieme. Sappiamo che non verrà spento mai uno stoppino dalla fiamma smorta. È la nostra fiducia in te, caro Vescovo, e in quella parola con la P maiuscola che tu ci confermerai in questi giorni. Ti stiamo accogliendo dunque con la gioia di un nuovo incontro. Di essa ne danno testimonianza festosa i nostri bambini. Ti accogliamo con la presenza, apposta prolungata, del presepe, segno del Natale trascorso, dove vedi Gesù che nasce nelle vie e nelle piazze del nostro paese. Il paese si fa presepe, abbiamo titolato, ed è un progetto per noi, una speranza di vita. Ti accogliamo con le parole dell'inno del nostro protettore San Paolino, vescovo come te, che dice al nostro Dio: questo popolo è mio. Scusaci, ma vogliamo mostrarti in questa occasione un po' del nostro orgoglio e un po' della nostra storia. Abbiamo anche approntato una piccola esposizione dei registri del minuto archivio parrocchiale. La denominazione Santa Maria della Pace ricorre già in un documento del 1696, quando fu donata a questa terra di Villamaina, frequentini diocesis in provincia Principato Murtra, una reliquia di San Costanzo. I registri riportano dal 700 circa in poi l'anagrafe della popolazione, nascita, morte, battesimo, cresima, matrimonio. Da essi si possono estrapolare notizie interessanti come le cause di morte, vere e proprie diagnosi di malattia, anche infantili, con i luoghi di sepoltura nelle varie chiese di Costantinopoli o dell'Annunziata, la composizione delle famiglie nello stato dell'anime, le messe perpetue da celebrarsi nelle varie cappelle. Qui avevamo la cappella del Corpo di Cristo, la cappella dell'Immacolata, la Cappella del Rosario, la Cappella di Costantinopoli. Da esse si deducono le antiche devozioni, attualmente molte dismesse, a San Costanzo, a San Sebastiano, a San Vincenzo Ferreri,
a San Vito, con relative feste solenni, suono di zampogna e sparo di mortaretti. Ma stiamo parlando di un passato remoto, molto remoto. Oggi abbiamo un presente da vivere e da riempire di buoni esempi e di virtù cristiane, come dicono le persone anziane. E vogliamo essere all'opera, in questo presente, come operai attivi nella vigna. Abbiamo dunque elaborato un programma per questa tua visita, che durerà un'intera settimana, e vi hanno dato un contributo il Consiglio Pastorale, l'amministrazione comunale, i rappresentanti delle associazioni, dei giovani, del mondo del lavoro, della scuola. Avremo momenti di riflessione comune con tutte le componenti della nostra comunità. Avremo liturgie serali che vivremo nelle diverse nostre chiese, quelle stesse chiese che con sacrificio e dedizione abbiamo recuperato dal decadimento e dall'oblio. Speriamo che tutto vada bene e che ogni giorno e ogni incontro siano copiosi di buoni frutti. Procedamus in pace. Iniziamo questa nostra visita con la celebrazione eucaristica. Ringrazio prima il signor sindaco, poi il dottore, familienti, per il saluto in nome di tutta la comunità. Il vescovo ha chiesto di visitare. Non siete voi che avete chiesto al vescovo di venire come le altre volte per altre manifestazioni, ma è il vescovo che chiede alla comunità di visitarla. E voi, come a chi bussa la vostra porta, avete aperto, vedo, con grande gioia, con entusiasmo, con aspettative e con speranza. Perché ho chiesto di visitarvi? Perché il vescovo, successore degli apostoli, come ricordava Don Federico, è Gesù risorto in mezzo a voi, rappresenta Gesù risorto. E il risorto va a visitare la sua chiesa. Il risorto entra nella sua chiesa continuamente, per portare la consolazione, sicuramente, per portare la speranza e per alimentare il comandamento dell'amore. E con questi giorni vogliamo fare questa esperienza di Gesù risorto in mezzo a noi, che ci consola, che ci dà speranza e che ci stimola nell'amore fraterno. Il vescovo, che ovviamente è un uomo, rappresenta Gesù, ma è un uomo, vuole anche conoscervi ancora di più, ancora meglio, e se è possibile anche farsi conoscere ancora di più e ancora meglio da voi. Per cui la visita è anche motivo di conoscenza reciproca. E nella conoscenza che noi cresciamo nella fede e cresciamo nell'amore. E noi iniziamo mettendo tutto questo nelle mani del Signore e riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, a voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà.
preghiamo. O Dio che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora, salute. Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. Il fratello di umile condizione sia fiero di essere innalzato, il ricco invece di essere abbassato, perché come fiore d'erba passerà. Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco nelle sue imprese appassirà. Parola di Dio. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua promessa. Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti e con ragione mi hai umiliato. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. La via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Parola del Signore. Carissimi, in questi giorni abbiamo detto vogliamo conoscerci reciprocamente, ma questa nostra conoscenza deve avvenire da un punto di partenza che ci deve sempre poi accompagnare. E questo punto di partenza che ci accompagnerà sempre è l'ascolto insieme di Gesù e l'ascolto attento della sua parola. Con questo ascolto noi impariamo da Gesù e impariamo insieme a conoscerci. Non vuole essere una conoscenza puramente umana: chi sei, che fai, da dove vieni, che cosa stai facendo, sei preoccupato, va tutto bene? No. Vuole essere una conoscenza che è sotto la luce della parola di Gesù. E qui dobbiamo vivere bene questi momenti di ascolto della parola, perché in questo ascolto noi insieme rispondiamo al Signore con la nostra fede, insieme creiamo comunione tra di noi, perché la parola ci convoca insieme, come questa sera, la parola di Gesù ci istruisce insieme, la parola di Gesù ci fa crescere insieme nella fede e la parola di Gesù ci tiene uniti nel vincolo dell'amore. Vedete allora com'è importante ascoltare e ascoltare insieme la parola del Signore, sempre. Ora, da quello che è stato proclamato in questa sera, in questo giorno feriale di lunedì, che cosa fa il Signore e quindi cosa ci insegna? I farisei chiedono un segno dal cielo che Gesù deve compiere, un segno strepitoso, perché in questo modo possono credere. Se non fai un segno strepitoso, come facciamo a crederti? Sei un uomo come gli altri. E Gesù, ecco, di fronte a questa richiesta, sospirò profondamente. Quando una persona sospira, ragazzi, che significa secondo voi? Voi sospirate qualche volta? No? Quando una persona sospira, quel sospiro ha un significato. Secondo voi che significa il sospiro di una persona? Cosa può significare? Forza, aiutatemi. Voi più grandi, quando sospirate, perché sospirate? Che cosa intendete con quel sospiro? Allora ve lo dico io, poi voi potete aggiungere anche altro. Può significare due cose opposte. Il sospiro può significare stanchezza. Il sospiro può significare desiderio. Il sospiro di Gesù, quando questi gli chiedono un segno per mettergli alla prova, secondo voi era un sospiro di stanchezza o di desiderio? Ecco,
Devo dire, per mettere tutti d'accordo, ma per capire Gesù soprattutto, che era sia un sospiro di stanchezza, ma possibile che ancora non avete capito? Quando la maestra a scuola ha spiegato più volte, voi ancora lì non avete capito niente, fa, ah, ma possibile che non capite? Quello è un sospiro di stanchezza. È stanchezza. L'ho detto 3 volte e ancora non avete capito. E così anche Gesù, dopo tutto quello che io vi sto dicendo, che sto facendo con voi, ancora voi non credete, non avete capito, ancora chiedete altre spiegazioni, altri segni. Però, come il sospiro della maestra, è di stanchezza, ma è anche un sospiro di desiderio. Come vorrei che aveste già capito. Ah, non avete ancora capito? Come vorrei che aveste già capito. Gesù, con questo sospiro, indica la sua stanchezza, il desiderio c'è ma si nasconde, e che cosa fa? Li lascia, se ne va. Immaginate che la vostra insegnante fa questo sospiro e poi lascia l'aula e va via. Se l'insegnante facesse come Gesù, voi che cosa pensereste? Ah, meno male, se n'è andata, così direste. Rimarreste un po' preoccupati. Perché? Ha fatto questo sospiro, ha detto, ancora chiedete un segno, ancora chiedete spiegazione, non avete capito? E se ne va. Ora, cari cristiani più adulti, questa cosa che ho cercato di spiegare con molta semplicità ai ragazzi, nella nostra vita di adulti diventa un po' più delicata. Perché? Che cosa succede? Che anche noi tante volte chiediamo un segno al Signore, chiediamo un aiuto, chiediamo una spiegazione, un soccorso, e sembra che il Signore non ci ascolti. Anzi, certe volte più noi chiediamo, più sembra che se n'è andato, che non c'è proprio. Questo momento in cui noi chiediamo e sentiamo l'assenza del Signore, questo dico per i grandi soprattutto, questo è il momento che San Giacomo ha chiamato momento della prova. Però San Giacomo, che vede la prova all'interno della fede di Gesù Cristo, che cosa dice? Siete bene cosa dice voi adulti? Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prova. Noi chiediamo un segno, un aiuto per essere liberati dalla prova, e San Giacomo ci dice: considerate perfetta letizia, considerate una gioia essere messi alla prova. Ma può essere una gioia, una sofferenza, un bisogno, una delusione, e può essere una gioia non sentire più la presenza di Gesù. Perché San Giacomo dice considerate perfetta letizia quando arriva questo momento? Perché questo momento così duro della vita produce una virtù che i ragazzi non hanno ancora, ma devono acquistare anche loro, però, anche se questa sera la stanno dimostrando. Produce la virtù della pazienza. E sono ancora pazienti, vedo, non si sono ancora molto scomposti, ma la pazienza dell'ascolto già è qualcosa, ma nella vita poi c'è un altro forma di pazienza, quella pazienza per passare attraverso le difficoltà, di modo che, ecco, attraverso le difficoltà Gesù, che non è assente, non lo sentiamo ma non è assente, possa completare la sua opera in noi. Eccolo perché è perfetta letizia, perché proprio in quel momento in cui, ecco, sentiamo l'assenza del Signore, sentiamo tanta preoccupazione, se noi siamo pazienti
si completa l'opera che insieme al Signore dobbiamo compiere. Potrei fare tanti esempi della vita in cui, ecco, la prova si prolunga, la pazienza deve essere veramente forte, perché in quel tempo di pazienza finalmente si arrivi alla conclusione felice della prova. Faccio l'esempio più bello che ci possa essere, di pazienza in un momento che è perfetta letizia ma è anche prova. Una mamma in attesa, una donna che aspetta un bambino, è l'immagine più bella e quindi è l'immagine della perfetta letizia di chi vive questo tempo che è anche prova, perché la mamma è preoccupata di come andrà l'esito della gravidanza. E quindi quanta paura c'è nella gravidanza fino alla fine. Però quella pazienza dei 9 mesi completa l'opera. E qual è l'opera, ragazzi? Nasce il fratellino. Si completa l'opera. Ora, questo che è bellissimo nella maternità si può rivivere in tante esperienze della vita, in tante esperienze della vita. E Gesù personalmente ha vissuto questo, ecco, in tutto il percorso della sua vita di uomo. Ecco, mi colpiva nel vedere il presepe, già sapevo che sarebbe rimasto, perché voleva essere anche questo un segno di accoglienza per il vescovo. Ma a me ha colpito un'altra cosa, ragazzi. Al lato destro dell'altare, che chi c'è? Nel tronetto. Chi c'è nel tronetto, scusate? Chi c'è? Gesù bambino. E su quest'altro trono che è la croce, chi c'è? Sempre Gesù, è. Sempre Gesù, è. Allora, ecco qui l'opera che si deve compiere, nella pazienza che Gesù ha avuto nel farsi uomo e nel compatire la nostra vita. Da bambino in quel bel tronetto, a uomo crocifisso su un altro trono che è la croce. I santi dicevano, quello è un trono comodo, questo è un trono scomodo. Vi sembra giusto questa distinzione? Lì è comodo, è bello. È una culla rialzata, è una culla gloriosa. Qui invece è un trono scomodo. Ma in questo percorso Gesù stesso ci insegna a passare la prova, per arrivare a compiere l'opera che il Padre gli ha affidato, la nostra salvezza, e noi a compiere l'opera della nostra perfezione, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. E per fare questo bisogna, ecco, crescere attraverso la virtù della pazienza. Carissimi, ecco, iniziamo così. Iniziamo pensando che in questa settimana c'è gioia, ma ci sarà anche pazienza. Pazienza nei nostri incontri, pazienza nel comprenderci, pazienza anche nelle difficoltà, perché l'opera che Gesù vuole compiere attraverso questa visita pastorale possa arrivare ad un risultato, non per il bene di qualcuno, il dottore ha detto, non per fare bella figura, no, ma per portare al risultato del bene di tutta questa piccola ma bella comunità di Villa Maina. Amen. In piedi. Il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme, venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore.
per la Santa Chiesa pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua fede e della sua testimonianza sia lievito che conferma la massa. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché sia loro riconosciuto il diritto a costruire in piena dignità e uguaglianza il loro futuro, secondo il piano di Dio. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per gli uomini che hanno responsabilità educative e sociali, perché promuovono la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, perché mediante la nostra conversione ritrovino fiducia nella potenza del Vangelo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per noi qui presenti, perché la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete situazioni della vita. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo Spirito. Fa che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Egli che era Dio annientò se stesso e col sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Perciò fu innalzato sopra ogni creatura ed è causa di salvezza eterna per coloro che ascoltano la sua parola. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Santo, 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 santo Signore,
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In regione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pasquale e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e dei defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donati di aver fatto la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli tutti i santi, San Paolino, San Rocco, Sant'Antonio, San Giovanni Paolo II, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace.
Dio che toglie i peccati del mondo. Amare 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 i peccati del mondo. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia di me e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che tolgo i peccati di noi. O Signore, non so dire per lasciare la mia ma ci sono la parola di Oh.
benedetto il nome del Signore. Sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Andiamo.